Ci ritroviamo ad una serata conviviale con l'associazione Tecla Onlus, Trasparenza, Cooperazione, Libera Associazione. Un'associazione che si è costituita nel 2010, una libera associazione apolitica, si è sempre considerata, e apartitica. Un'associazione che non ha fini di lucro, che fonda la propria azione ispirandosi ai principi di cooperazione e solidarietà verso i soggetti più sfavoriti del mondo, nel pieno rispetto però della loro autonomia culturale, politica e religiosa. Quando Tecla nasce nel 2010, l'ambito di azione lo rivolge verso la Sierra Leone. Perché? Perché è uno dei paesi più poveri e arretrati del mondo e tutt'oggi continua questo percorso. I soci fondatori sono stati professionisti della città di Arezzo, impegnati in campi diversi, ma tutti accomunati dalla sensibilità verso le persone più povere e bisognose, tutti desiderosi di aumentare anche il proprio impegno a favore di questi individui e delle comunità svantaggiate dei paesi in via di sviluppo. Però vorrei ricordare che l'associazione si è rapidamente ampliata, ha trovato sostenitori a Roma e in altre parti d'Italia e ha fatto sinergia con le altre ONLUS impegnate nel sostegno alla popolazione della Sierra Leone, come Microcammino di Milano, Africa Amica di Arezzo, Solidarietà in Buone Mani e Gli Occhi della Speranza di Castiglion Fiorentino. Il presidente è la dottoressa Gabriella Rossi. Una delle particolarità di Tecla Onlus è quella di arrivare direttamente alle persone che loro sostengono, cioè in pratica i loro soldini li consegnano proprio brevi mani, come naturalmente si suol dire. Tecla, presidente Gabriella Rossi, come potrei sostenere Tecla se io non sono venuta ad una cena come questa? Come faccio ad incontrare Tecla? Dove la trovo? Devo andare su siti internet? Come faccio? Telefono. C'è un bellissimo sito perché noi siamo nati nel 2010, poi nel 2011 ci siamo estesi a Roma e c'è un romano che è un informatico che ci sta curando il sito, per cui abbiamo un bel sito che si chiama Tecla Onlus, per cui la possiamo incontrare tramite il sito, ma noi cerchiamo di essere sempre presenti nel territorio di Arezzo e provincia, per cui cercheremo di fare numerosi eventi per fare incontrare sempre tutte le persone Tecla. Sabato scorso abbiamo incontrato i ragazzi delle elementari, per cui abbiamo fatto un biscotto per l'Africa alla Villa Severi, cerchiamo di incontrare più gente possibile di tutte le età. Volevo anche ricordare, Monica molto probabilmente se lo ricorda meglio, le elezioni che ci sono state adesso in Sierra Leone. Novembre ci sono state le elezioni politiche amministrative in Sierra Leone e hanno riconfermato l'allora presidente che è appunto Ernest Bei Koroma, presidente che comunque ha iniziato una politica appunto di sviluppo per il paese, quindi determinante per far uscire il paese gradualmente anche da questa condizione di povertà, che quindi è un gran risultato perché questa politica così potrà continuare proprio grazie a questa determinazione del presidente. E adesso conosciamo un altro medico. Quando Tecla è nata, uno dei primi progetti che aveva messo in campo, i primi incontri che tra l'altro aveva fatto Gabriella, era proprio con i non vedenti. E in questo caso chi ho qui? Sono il dottor D'Autilia di Arezzo e collaboro con Tecla e con tutte le altre associazioni che partecipano in Sierra Leone alle varie attività prevalentemente sanitarie, naturalmente per quanto mi riguarda e per le attività che abbiamo impostato lì negli anni, in questi ultimi anni. È interessante il fatto che ci sia una collaborazione fra le varie ONLUS, quindi non solo Tecla, ma anche Occhi della Speranza e anche altre associazioni con le quali ci si integra e ci si dà tutti una mano per portare avanti questi progetti di crescita del paese. Un paese che sapete è poverissimo, ha bisogno di tutto. E per quanto riguarda l'attività sanitaria, noi stiamo cercando di dare una mano. Sono ora giù i colleghi dentisti che stanno lavorando in queste settimane. Ora va giù naturalmente la Gabriella. Prossimamente parto io verso il 16 febbraio assieme ad un'ottica, assieme ad un altro dentista e ad un altro chirurgo. Quindi vediamo di creare una continuità, come giusto che sia, parallelamente anche alla crescita di figure locali, perché questo è quello alla fine a cui dobbiamo fare, cercare di portare un aiuto, ma che non sia solo un fare noi lì quello che c'è da fare, che è tantissimo, ma creare delle figure che poi siano costantemente presenti sul territorio a fare ciò che noi volentieri cerchiamo di insegnare. Ecco, come ho trovato questa realtà? Naturalmente non è tutto poetico, non è tutto quello che si pensa, non,
di questo mondo che è esotico, che può attirare. C'è una realtà, un'estrema povertà, e ci sono tante contraddizioni, e c'è un modo di comportare al quale effettivamente noi dobbiamo adeguarci. Non hanno i nostri ritmi, non hanno la nostra esperienza, la nostra cultura, siamo diversi, non è che siano meglio o peggio, ma io sono convinto che indubbiamente noi fossimo nati lì oppure vivessimo lì per un certo periodo, ci adegueremmo sicuramente a quello che è il loro modo di essere, per le condizioni climatiche, per le condizioni esistenziali, per quello che si riesce a trovare. Quindi non è un discorso, è un discorso veramente di ambiente che condiziona molto, e questo lo dobbiamo comprendere e quindi adeguarci alle loro realtà. Non andiamo giù per insegnare nulla, ma solo per aiutare. E certamente poi, quindi, noi abituati in un certo modo non ci troviamo nelle condizioni ottimali, o vorremmo comunque fare chissà che, avere dei ritmi, dei tempi, iniziare alle 8 a lavorare, lì è tutto con calma, sì, ora vediamo, e poi passa un'ora, passa altro tempo, vedi che ritornano, ma dovevamo fare, sì, ora si fa, ora si... E tutto va così, evidentemente. Quella è la loro vita, quello è il loro ambiente. E noi possiamo vedere di fare quello, dare una piccola goccia ogni tanto, questo è quello che si fa. Però tutto fa. Vedono laggiù. Ma sinceramente ci vedono bene, perché addirittura i bambini, quando ci vedono passare, urlano e dicono white man, e ci salutano, e perché vogliono anche una caramella, però ci vogliono bene e ci vedono veramente bene. Considera che abbiamo visto le statistiche, ci sono 2 medici ogni 100 milioni di abitanti, per cui il livello sanitario, credimi Stefanella, è disastroso. Si muore, si riesce purtroppo nel 2013 a morire di malattie curabilissime, e questa secondo me è un'atrocità, come è un'atrocità e una vergogna che nel 2013 ancora i bambini siano impegnati a cercare l'acqua e a non avere la luce. Secondo me è una vergogna che non è possibile accettare. Ciavattini, Africa amica, è amica questa Africa, e noi siamo amici dell'Africa? Ma noi siamo amici e dobbiamo continuare ad esserlo, ed esserlo ancora di più nonostante tutte le notizie non proprio belle che in questi giorni caratterizzano alcune zone dell'Africa. L'Africa è una grande realtà della quale ancora noi non conosciamo le parti migliori, quindi io credo che le iniziative che noi portiamo avanti, le TEC, l'Africa Amica, tutte le altre associazioni in Arezzo e non solo, che operano in Africa, devono andare a cogliere quello che questo continente ancora non è riuscito ad esprimere. Grandi potenzialità, grandi ricchezze, non solo materiali ma anche umane. Quindi l'Africa è una frontiera che dobbiamo esplorare. C'è una cosa molto bella che mi ha detto prima il dottor D'Ausilio, cioè il fatto che le associazioni in questo progetto di Tecla e anche in altri progetti per l'Africa si integrano, si aprono, partecipano l'uno all'altro. Questo è un fatto assolutamente bello e vero. Io il 14 dicembre ho organizzato in Arezzo un convegno proprio intitolato Risorsa Africa, al quale hanno partecipato, oltre alla mia associazione, altre 7 consorelle di Arezzo, ciascuna portando il proprio contributo di esperienze, di attività e di progetti. Io sto lavorando intorno a un progetto molto bello e molto importante in Sierra Leone, che riguarda la costruzione di una radio per le donne. Una radio per le donne perché le donne sono la spina dorsale dell'Africa, sono quelle che non solo gestiscono le famiglie, ma sono quelle che mandano avanti l'attività a tutti i livelli. E siccome sono totalmente emarginate dalla vita pubblica e civile, la radio è uno strumento fondamentale ed essenziale di formazione e di informazione per la donna. Quindi questo è un obiettivo sul quale io sto lavorando insieme, cercando naturalmente collaborazioni anche a livello di Tecla e anche a livello di tante altre associazioni che ad Arezzo e fuori Arezzo operano in Africa. Continuiamo il nostro percorso con Tecla, e una giovane proprio aderente a Tecla, che è Monica, mi presenta anche colui che ha una bella iniziativa. Io, Giovanni Pelini, lascerei appunto parlare lui. Sentiamo, perché che cosa bolle in pentola con Tecla? Beh, con Tecla c'è una collaborazione in quanto scultore in arte ed INEP,
che a luglio, o meglio dal 29 giugno al 14 luglio, ci sarà un'esposizione dove parteciperanno internazionali, dove parteciperanno 5 artisti o 5-4 stranieri e 4 italiani, e dove ognuno donerà un'opera che verrà poi sorteggiata in una sottoscrizione, e che quindi verranno donate e ricavato sarà devoluto a Tecla per beneficenza verso l'Africa. Tra le immagini che ci riportano all'Africa, ritorniamo ogni tanto a questa serata, a questa cena che Tecla ha voluto per naturalmente ancora di più raccogliere fondi per ripartire per l'Africa. Monica, questa volta vedo una giovane con un giovane, quindi i giovani sono interessati. Esatto, i giovani sono interessati, questa è una cosa molto importante, insomma, credo che dobbiamo cercare di coinvolgere più categorie possibili della società, e quindi questa è una cosa molto importante. Ma adesso vorrei lasciare la parola a Andrea Modeo, mio caro amico, e è qua in rappresentanza, diciamo, delle istituzioni aretine. Credo che sia importante proprio la presenza delle istituzioni, giusto? Esatto, le istituzioni penso che abbiano il compito di essere vicini appunto alle associazioni di volontariato come questa, che operano appunto nel settore delle ONLUS, in un momento in cui sempre più, diciamo, le istituzioni fanno ricorso alle associazioni per quanto riguarda l'ambito del sociale. Questa è una magnifica, diciamo, esempio di come un gruppo di persone per volontariato fanno del bene verso un continente quale quello dell'Africa. Quindi l'istituzione, magari anche soltanto con la stessa presenza, deve sostenere. Esatto, già la presenza di per sé è un secondo me è già un, diciamo, un fattore importante, perché può fungere anche da sensibilizzazione verso tutti i cittadini. Però penso una cosa, la presenza significa anche riconoscere la serietà di un'associazione. Assolutamente, la presenza e la vicinanza fa sì che, appunto, come dicevi te, si renda merito a delle persone che onestamente impegnano parte del proprio tempo per una causa così importante. La vicinanza ovviamente testimonia l'onestà di questa associazione. Cominciamo subito a conoscere qualcuno che con l'Africa ha avuto a che fare, ma addirittura ha pensato di portarlo direttamente a conoscere anche la nostra aretinità, la nostra città. Tu chi sei? Sono Oliviero Giusti, e nel lontano 84, in una vacanza di piacere per turismo, andammo in Sierra Leone. Conoscemmo una famiglia di libanesi che ci offrirono la loro ospitalità. Nacque un rapporto stupendo e conoscemmo dei giovani, fra questi un certo Imad Schumann, che fra le tante cose, oltre ad aver lavorato poi nella nostra azienda, ora fa il cantante, così venne su in Italia. Erano i primi extracomunitari, tant'è che in qualche caso mi accusavano anche di aver portato i primi extracomunitari. Non erano clandestini. E Schumann fece la scuola per tecnici di laboratorio, dove si laureò, molto bravo, poi ha lavorato con noi in azienda, e poi sono venuti anche altri 4-5 ragazzi libanesi. Io sono tornato in Sierra Leone altre due volte, per un totale di 3, e conosco la realtà, però prima della guerra dei diamanti, della guerra civile, quando ancora la Sierra Leone era un paradiso veramente, perché oltre ad essere un paese, diciamo così, ricco di tante bellezze naturali, era veramente, la popolazione erano ospitali, era una meraviglia stare giù. Poi purtroppo la guerra, mi dicono, che ha rovinato tutto. Mi ero vestito ormai per andare via, ma guardate chi ho trovato. Scusa, tu chi sei? Io sono Imad Schumann e sono un libanese nato e vissuto in Sierra Leone, proprio a Freetown, nella capitale. T'ha portato qua? Allora è lui! È lui, sì, è lui, lui. Il dottor Giusti, Oliviero, sì. Perché io andavo ad Urbino per fare un corso di tecnico di laboratorio, invece era giù a Freetown con la moglie in viaggio di nozze,
ha conosciuto mio babbo e quindi alla fine mi ha detto dai, vieni ad Arezzo che è meglio, infatti è molto meglio. Oh, ha anche l'accento aretino, ve lo dico proprio, si sente proprio. Chianino si dice, vero? Infatti ora sto a Siena e lì il chianino non è visto, non è visto molto bene. Sierra Leone, che la cos'è Sierra oggi? Sierra Leone oggi sta venendo via da una crisi molto profonda perché c'è stata una guerra dal 94 fino al 2001 e quindi sono andati più tutti in città Freetown, hanno lasciato le loro terre che poi non sono stati, diciamo, sviluppati o recuperati dallo Stato, perché poi c'è un governo, diciamo, ora un po' meglio, ma c'è stato anche dei governi abbastanza corrotti e quindi tutto questo ha inciso allo sviluppo del paese, insomma, quindi nonostante le ricchezze purtroppo al popolo arriva pochissimo. Quindi grazie a questi progetti, a queste associazioni, qualcosa siamo sicuri che arrivi veramente a quel popolo. Io sono andato a visitare anche Kabala nel nord del paese, dove c'è questa scuola di infermieri che grazie anche all'aiuto di Tecla, Onlus e altre associazioni come quella di Castiglione Fiorentino e tanti altri riescono comunque ad andare avanti, però hanno bisogno del sistema solare, quello che per cui faremo la colletta oggi, hanno bisogno di tante cose, anche di materiali per l'apprendimento, quindi cerchiamo di aiutare questa gente, grazie mille. Dottor Treggiano, siamo con la USL, ma siamo con una cosa importante, USL Unità Sanitaria Locale, in realtà qui siamo con la cooperazione internazionale e devo ammettere una cosa, i vostri medici sono anni e anni, chi da una parte, chi dall'altra, chi per un progetto, ma sono sempre veramente disposti a viaggiare, a usare le loro ferie per andare in Africa. L'Africa è proprio una cosa che conquista, ma soprattutto per aiutare, non è quella conquista della bellezza eccetera degli ambienti, per dare veramente un grosso mano alla salute. Sì, l'Africa e non solo l'Africa ci richiama al nostro dover essere nel mondo. Quello che lei ha detto è molto giusto, la cosa bella da comunicare ai cittadini che nella nostra città, nei nostri territori c'è un grande capitale sociale, un capitale sociale che vogliamo condividere e scambiare con i fratelli che sono in qualsiasi altra parte del mondo. È chiaro, in questo momento viviamo un momento di crisi sul pianeta, ma la cooperazione ci invita, ci richiama a sviluppare un modo di stare insieme che ci porti a superare le criticità. Abbiamo molto da imparare ancora, abbiamo molto da condividere ed è molto bello serate come queste che hanno anche un taglio culturale per ciascuno di noi, che ci aiuta a essere diversi e migliorarci. Mi viene in mente una cosa, che il medico di per sé stesso in fin dei conti fa un giuramento a se stesso e anche per salvare la vita degli altri. Cioè voi in un ambiente, in un territorio che comunque ha già tanto, fate ancora la scelta, quella primaria di quando ognuno di voi si laurea, ognuno di voi decide di fare questa professione. Sì, è così, ma è così perché prima di essere medici dobbiamo ricordarci di essere cittadini e noi quello che scambiamo lo scambiamo come cittadini. Possiamo dire che il medico non può non essere che un cittadino informato dei fatti e dunque la difesa della promozione della salute, della tutela della salute è anche un nostro dovere primario, ma non solo un nostro dovere primario, è un dovere di tutta la comunità e questo valore dobbiamo preservarlo, non dobbiamo perderlo, dobbiamo scambiarlo e condividerlo.